abbiamo chiesto una relazione a questi, ai due presidenti, al presidente e al sindaco, su quello che è successo, su perché è successo, cosa è stato fatto fino ad oggi sulle scuole, 6 anni e mezzo praticamente nulla, e la situazione del liceo classico e del convitto. Qui si discute dei problemi della città, qui si discute sul perché o come accadono le cose, non fuori, e non è questo purtroppo nel DNA di questa amministrazione. La minoranza è rimasta completamente fuori da ogni tipo di coinvolgimento, anche se solo di ascolto da qualsiasi tavolo, non esistiamo. Come Comune di Teramo noi stiamo procedendo linearmente in un percorso di adeguamento sismico di tutto il patrimonio scolastico, nei tempi appunto previsti. Il cantiere della San Giuseppe, come sapete, è partito lo scorso sabato, partirà subito dopo in rapida successione il cantiere del Braga, seguito dalla Savini e dalla De Albentis, in un tempo assolutamente congruo e ragionevole, tenuto conto anche dei tempi ordinari e normali delle opere pubbliche e della ricostruzione. C'era già stato uno studio di fattibilità in passato sull'area dell'Alessandro anche da parte delle precedenti amministrazioni, e su questo abbiamo già dato un ok di massima, che verrà ovviamente formalizzato in tempi strettissimi. E poi abbiamo individuato un'altra area su cui effettuare delle valutazioni anche qui in tempi brevi, che è l'area sovrastante Piazza San Francesco.